Martina e sono quella della libreria divisa per colori. Questa per intenderci. Ma bentrovati o bentornati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, come avete visto dalla copertina, oggi parliamo di un libro che mi sono comprata qualche mese fa ed è Riot di Edith Joyce. Joy senza la S finale, edito Salani editore. Allora, questa, come ho detto, me lo sono comprata, in realtà ne avevo visto straparlare bene sui social. Lei è molto seguita su TikTok come autrice, è il suo secondo romanzo, ma è il suo esordio con una grande casa editrice. E mi ispirava perché pensavo, cioè quando l'ho comprato, pensavo che fosse molto simile a, cioè come stile, alla mia lettrice. Cioè io adoro la narrativa e questo è un libro di narrativa purissimo. Non c'è spicy, non aspettatevi la classica storia d'amore contemporanea di cui leggiamo, cioè di cui io personalmente leggo spesso. Qui abbiamo qualcosa in più, abbiamo qualcos'altro, abbiamo diciamo un amore diverso, abbiamo delle amicizie, abbiamo dei temi molto importanti. Tra l'altro questo romanzo mi ricorda tantissimo come vibes Un albero cresce a Brooklyn, che è uno dei miei romanzi, cioè uno di quelli che mi è rimasto più impresso di sempre, è un po' il mio must have, lo leggo almeno una volta all'anno, è una sorta di coccola, un qualcosa che mi avvolge per le tematiche. Quel libro è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, parla di una famiglia ebrea che si nasconde durante tutta la Shoah, insomma tutto quel tema là. Qui non è simile, perché sono due contesti completamente diversi, due epoche completamente diverse. Lì siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, qui siamo durante la guerra d'Irlanda, quindi tra l'Inghilterra e l'Irlanda c'è tutta, diciamo, la guerra di dipendenza, se non erro. Comunque è ambientato negli anni 70, quindi tra il 1969 circa, adesso non vorrei toppare le date, fino al 1974 più o meno, il lasso di tempo è quello. Abbiamo quattro ragazzi. Allora, il nome di lei non lo so pronunciare, si pronuncia allora Sar Saurise, io comunque la pronuncerò Sar. Poi abbiamo Orla, Madonna, Aiden, questo lo so pronunciare, e Cillian. Allora, Aiden e Cillian sono i due ragazzi maschi, Orla e Sar sono le due ragazze. Allora, è una storia di quattro amici, è una storia che racconta la vita durante questa guerra, una vita che li vede praticamente crescere senza essere bambini, quindi senza passare per l'infanzia, una vita che li... Diciamo che sono dei ragazzi, dei bambini che crescono troppo in fretta, imparano che cos'è la morte sin da quando hanno praticamente 8-9 anni, e la loro vita è cercare, cioè la loro missione di vita è cercare di non morire, cercare di stare dalla parte giusta, quella che loro credono la parte giusta, e cercare di sopravvivere a questa guerra e tra uno sparo e l'altro. È bellissima la crescita in realtà di tutti e quattro i personaggi, di come riescono capitolo dopo capitolo a crescere e a trovare una sorta di loro dimensione all'interno di una società, all'interno di un mondo, cioè di una, diciamo, sfaccettatura del mondo in cui vivono, cioè che alla fine ne escono comunque più forti e più evoluti di come ne sono entrati, no? Oltre è un rapporto che li lega, sono quattro persone completamente diverse tra loro, che però lasciano l'un l'altro qualcosa di indelebile. Di sicuro Sar lascerà qualcosa ad Orla, Orla ha lasciato a Sar la capacità di reagire, Cillian la forza, anche se lui pensa di non essere forte, alla fine la forza,
di andare avanti e di trovare la sua strada, qualunque essa sia. E poi c'è Aiden. Aiden è un po' il perno portante, è la persona un po', cioè il bad boy, ecco, chiamiamolo così, anche se non è proprio così, è un po' il ragazzo ribelle che si arruolerà. In realtà si arruolerà anche quella che poi diventerà la sua ragazza, Sar, si arruoleranno entrambi e vedete il mondo da entrambe le sfaccettature ed è proprio bello perché comunque sono due protagonisti che ti danno tanto a livello di emozioni, a livello di profondità, quindi mi sono piaciuti tutti e due, forse lui mi è piaciuto un po' di più di lei. Lei non sa qual è il suo posto nel mondo e lo sta in qualche modo ancora cercando ed è un po' il senso di questo libro. Questo libro racchiude quello che è la vera amicizia, quello che è il vero amore, quello che va oltre ogni cosa e mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto impazzire proprio per la completezza che è stata data un po' a questo romanzo, nonostante sia un romanzo di praticamente neanche 300 pagine. Come viene spiegato attraverso le metafore, attraverso le descrizioni, l'ambiente, cioè niente è un po' lasciato al luogo, al caso, scusate. Sicuramente non è un libro, dico commerciale per non dire, cioè contemporaneo, ecco, diciamo è narrativa pura questa, ragazzi, quindi non, di sicuro non trovate i classici cliché del romance qui dentro, è proprio narrativa purissima, però mi è piaciuto tanto, sono rimasta coinvolta, sono riuscita ad entrare in empatia con i protagonisti, mi sono rivista in quelle strade, in questi piccoli borghi dell'Irlanda durante la guerra, non lo so, mi sono proprio immersa all'interno della lettura, ho finito in mezza giornata, sono rimasta molto molto colpita, estasiata quasi da questa lettura, cioè in realtà, adesso posso dirlo, avevo le aspettative alte su questo romanzo perché tutti coloro che ne hanno parlato super bene, però io non sapevo cosa aspettarmi perché io sono un po' schizzinosa, soprattutto con la narrativa deve davvero piacermi qualcosa, però sono molto contenta. Sono molto contenta anche perché alla fine i protagonisti non si fanno influenzare da quelle che sono le loro famiglie e cercano in qualche modo di trovare la loro strada indipendentemente da quello che vogliono la loro madre, il loro padre e indipendentemente quali sono le loro strade. C'è chi decide di percorrere la strada che ha percorso la madre, c'è chi invece decide di prenderne una nuova. Secondo me è proprio questo. Edith Joyce voleva lasciare qualche messaggio. Il messaggio è che indipendentemente dal mondo che ci circonda, indipendentemente da come va il mondo, siamo noi a dover trovare il nostro posto all'interno di esso e trovare la persona con cui vogliamo passare il tempo e con cui vogliamo condividere questo mondo che va un po' a rotoli. Io ci ho percepito questo e è stato bellissimo, è stata una lettura molto molto bella che, non so, mi ha lasciato molto a livello di emozioni, non ho pianto, non mi sono disperata, però ho provato delle emozioni a livello proprio di brividi, di macigni nello stomaco, questo sì. Quindi niente, se cercate una lettura del genere, una lettura diversa, una lettura ambientata anche in un paese diverso, perché vediamo, le ambientazioni meno male sono standard, ma l'Irlanda vista in questa maniera è una cosa che non si vede sempre, quindi se cercate un'ambientazione del genere questo libro fa assolutamente al caso vostro. Io vi consiglio di seguirmi anche su TikTok e su Instagram perché sono riuscita a trovare una frase da cui trarre poi il mio format, ti consiglio un libro da un suo estratto, quindi seguitemi. Qui sotto nell'info box trovate tutti i link per comprare il romanzo, per seguirmi un po' ovunque, vi ricordo di iscrivervi al canale perché appunto così non vi perdete tutti i nuovi video. Noi ci vediamo prestissimo sempre qui su YouTube con una nuova video recensione e io ci ritengo a ringraziare tantissimo l'autrice per tutte le emozioni che mi ha donato con questo romanzo. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!